Bentrovati a tutti, ciao, ciao da Tiziano Bellucci, è un po' di tempo che non ci vediamo, è passato un po' di tempo eh, dalle ultime volte, eh, ma con l'invito che mi ha fatto Anna ed Enrico proprio su Focus, eh, ho deciso stasera di fare qualcosa sul Natale, in questo giorno speciale, in questa eh, serata speciale che è appunto legata al Natale. Ecco. E che cosa possiamo dire sul Natale? Prima di tutto io vorrei leggervi qualcosa in tema del Natale, qualcosa che ho scritto per voi, un augurio. Mi piacerebbe tanto, tu che mi stai guardando, che stai ascoltando, che possa accendersi in te la luce vera, quella che illumina ogni uomo, la luce che venne a camminare fra noi la forza che ha creato il mondo intero, che si fece carne e ci donò la conoscenza che può farci liberi, la conoscenza di diventare figli di Dio, esseri divini. Egli si dice che nacque in una grotta, nel buio della nostra anima, mentre prima era il sole, e divenne poi col tempo in noi la voce della nostra coscienza, la capacità di saperci un io, nacque in ognuno di noi, nasce ogni anno. Riconoscerlo in noi è accorgersi che il sole è caldo come la nostra pelle e che in quel calore egli vive, in quella sensazione interiore alla quale diamo il nome di Io. Ecco perché vi ho letto questa cosa. Perché vorrei portarvi un contributo sul Natale che sia diverso dal solito. Non sia il solito racconto del bambino che nasce a Nazareth, dai, da Giuseppe Maria, dai magi, dei pastori. Nulla a togliere a questi racconti che sono bellissimi, sono caratteristici del Natale. Però vorrei consegnarvi questa sera una conoscenza diversa, una conoscenza che proviene dal Vangelo di Giovanni. In cui viene detto che veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Cos'è questa luce? E si può trovare eh, un'analogia fra questa luce e ciò che ha a che fare col Natale, perché il Natale è il riscoprire in noi di una luce perduta. Mm, noi non dobbiamo pensare che la luce sia l'irradiare del sole o del fuoco. Perché la luce è qualcosa di invisibile. Quella luce che noi vediamo è soltanto l'effetto della luce. La luce è quella cosa invisibile che rende manifesti gli oggetti del mondo, i quali vengono investiti dalla loro energia, dall'energia della luce. Si vedono gli effetti della luce, ma non la luce. Ecco la stessa cosa. Vale il pensiero: noi il nostro pensiero non lo vediamo, noi vediamo le idee. Vediamo le immagini di pensiero, non sentiamo mai la forza della luce che balugina nel nostro pensiero. Il pensiero crea immagini, parole, ricordi, ma non si mostra mai com'è, come forza. Nessuno ha mai visto il pensiero, nessuno ha mai avuto il pensiero come oggetto, sebbene si stia pensando. So che può sembrare un paradosso, ma voglio dire che si hanno dei pensieri. Ma non il pensiero, il pensiero si fa pensare, non si fa vedere. Quindi, la forza che noi usiamo per pensare non sono i pensieri, è una forza occulta che è sempre dietro i pensieri e le immagini, ma con lei non abbiamo nessun rapporto. Ecco questa luce che crea i pensieri e ci fa sentire di stare pensando, di avere dei ricordi, di avere delle memorie. È qualcosa che ha a che fare con il Natale, con quella luce dentro quella grotta, dentro a Betlemme, questo piccolo sole che nasce dentro un bambino. Ha un'analogia con qualcosa che brilla dentro la nostra coscienza. Altrove il Vangelo dice e la luce brilla fra le tenebre, ma le tenebre non l'hanno compresa. Adesso vedremo se riusciamo a spiegare un po' questa cosa. Soprattutto la luce non è soltanto l'illuminazione del mondo, il sole, no? La luce è anche una forza che illumina l'interno dell'uomo, consegna all'uomo la consapevolezza, la presenza di un mondo interiore, perché noi possiamo sapere di noi, qui siamo provvisti di pensieri e sensazioni, grazie al fatto che c'è qualcosa in noi che ce lo fa accorgere, che non è il cervello perché il cervello riflette la luce, ma non è l'artefice della luce. Così come i raggi solari illuminano le cose del mondo e le rendono visibili, vi è una luce nell'anima che rende visibili le cose che gravitano nello spazio dell'anima. E questi pensieri, idee, sentimenti, noi li possiamo vedere perché c'è un'illuminazione all'interno di noi che li rende palesi. Se non ci fosse il sole... Ehm, il mondo sarebbe buio, noi non sapremo che esistono delle cose nel mondo, vero? Quindi eh, diremmo: Ah, non c'è niente, c'è buio. E se dentro di noi non ci fosse qualcosa che ci fa accorgere che ci sono dei pensieri, dei sentimenti delle emozioni, noi non avremmo una coscienza, non avremmo la possibilità di sapere di esistere. È questa luce in noi che ce lo permette. Ripeto. Cos'è questa luce? Perché è interessante capire che cos'è questa luce. Vediamo se ce lo spieghiamo, riusciamo a spiegare. Si dice che questa luce sia quella forza, quella piccola parola che noi chiamiamo io, che sia la manifestazione del divino che vive in noi. Ecco, questo divino che vive in noi, che noi nominiamo tante volte, io faccio, io penso, io voglio, io mangio, non è nient'altro che una forza occulta che ci permette di illuminare tutta la nostra anima. Ha un potere illuminante. Usa il corpo per essere, pur non essendo il corpo. Il Vangelo, per esempio, ci dice, egli nacque nella grotta. Queste sono tutte analogie e qui possiamo vedere un'immagine, per esempio la prendiamo da quella che è la presentazione del, pre del presepe, no? Il, il Vangelo appunto ci dice, nacque in una grotta, vero? Fra un asinello e un bue. Che cos'è questa luce che è dentro la grotta che noi vediamo nel bambino Gesù, no? Vicino a un asinello e a un bue. Nell'occultismo il bue ha sempre rappresentato la forza della procreazione, la sessualità. E l'asino ha sempre rappresentato la forza intellettiva, la capacità ordinaria, raziocinante dell'uomo di pensare. Ecco. Quindi c'è questo sole, questo piccolo sole che brulla, vedete che nella foto già irradia luce. Questo bambino è un sole piccolino nella paglia, dentro la grotta che brilla. Quindi, un piccolo sole che è venuto dentro la grotta. Ma cos'è la grotta? Cosa sono questi animali? Cos'è Madonna? Cos'è Giuseppe? Cos'è l'angelo? Cos'è il bimbo? Cominciamo dalla grotta. La grotta è il nostro corpo fisico: è l'oscurità, è il freddo, è il gelo, è la tenebra. È la rappresentazione dell'involucro in cui noi viviamo, la grotta, va bene? Bene. Quando noi sogniamo a volte di essere nella casa di quando siamo nati, noi stiamo facendo l'esperienza di vivere dentro il corpo. La casa è il nostro corpo, la grotta in questo caso è il nostro corpo. Vedete che fuori c'è un angelo che appare ai pastori. Questo angelo rappresenta la forza dell'universo che vive fuori dall'universo e sovrintende, annuncia la nascita di un sole nuovo sole sulla terra. È come se dicesse, eh, sta per nascere il sole sulla terra, beati coloro che potranno avere nel loro cuore questo sole. Ecco, questo sole è il bimbo e questo sarebbe l'io spirituale in noi che adesso cercheremo di comprendere con qualche capriola, qualche, qualche sventolone, qualcuno dice, che cos'è questo io, questo bimbo in noi che deve nascere a Natale. Ma vedremo che può nascere anche in altri momenti. Questo bimbo io che nasce è questa scintilla che stiamo cercando di cercare, questa luce in noi, questa luce che produce i ricordi, la nostra biografia, questo essere che vive nel corpo, eh, diciamo di questa grandissima storia evangelica, che ci narra di questo bambino Gesù. Questo bambino Gesù è una parte di noi, quindi il presepe è la rappresentazione di noi stessi. La grotta è il nostro corpo, il bambino che sprigiona luce nel corpo è il nostro io. Vicino all'io vi è la forza procreativa che può aiutare a crescerlo. Vi è la forza intellettiva che può aiutarlo a crescere. Il bue è la forza sessuale, potremmo dire, la potenza della sessualità, della creatività, la fantasia, la magia. L'asino è la forza del pensiero, certo, è, sembrerebbe un non tanto un complimento quando diciamo se è un asino, invece l'asino rappresenta proprio colui che pensa, che vuole capire, che non sa nulla, che è ignorante, che è un asino, però in realtà vuole conoscere. Poi abbiamo Madonna, Maria, che rappresenta l'anima, la nostra anima, certo. Così come dentro di noi, intorno a noi c'è un corpo, una grotta, e dentro c'è la sessualità e c'è l'intelligenza, c'è anche l'anima. E l'anima partorisce questo bimbo. Questo bimbo è nato da Maria, è nato dalla nostra anima. E Giuseppe, che vedete che è dormiente, è la parte di noi che di solito va in giro per il mondo. È l'uomo comune, l'uomo ordinario, la nostre, il nostro ego. L'ego dorme mentre l'anima partorisce il frutto di se stessa, il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo in questo caso è Gesù, ma è anche il nostro io. Quindi vedete come nel presepe compare una bellissima rappresentazione di un processo interiore. Il mondo spirituale annuncia: sta per nascere il sole dentro di te, sta per arrivare il Natale, anche domani, e nasce da Maria, dalla tua anima, ed è aiutato dalla sessualità e dall'intelligenza, mentre il tuo essere ordinario dorme. Ecco, vedete come già è. Eh, Pensarla in questo modo cambia le cose, ecco, ecco, è molto interessante pensare che questo sole di speranza, di luce nasce in una grotta, ossia questo io venne dentro le tenebre della nostra anima, nel cuore egoico, tenebroso dell'uomo. L'asinello e il bue sono la capacità di pensiero e la parte istintiva, il sentire buio dell'anima. Allora, questa luce nella coscienza non poteva risplendere subito nelle tenebre. Le tenebre, infatti, lo sopraffacevano. L'uomo non doveva, noi siamo venuti al mondo, ma non potevamo accoggersi subito che in noi c'è un io. Non potevamo subito diventare responsabili di noi stessi davanti alle nostre azioni. Doveva piano piano crescere e acquisire una capacità autonomo, doveva rafforzarsi, alzarsi in piedi. Quando si dice infatti eh, il figlio dell'uomo deve essere innalzato, vuol dire che devi ritrovare in te la tua natura divina e devi diventare adulto. Quindi quando nel Vangelo si legge e la luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno compresa, significa che questo è un processo che era necessario. Nessun uomo deve sapere di avere un io, perché deve scoprirlo. La luce è qualcosa che deve avvampare nell'anima, deve accendersi piano piano come una scintilla che si propaga, capace di incendiare d'amore il mondo. Quindi vediamo un attimo di esaminare, allora con, con, qualche, altro, con qualche altra rappresentazione, scusate ho cambiato l'immagine, che ci può essere utile per questo, ecco. Allora, noi dobbiamo immaginare questo. Io penso che questi contributi vi possano aiutare. Io lo spero tanto. Spero tanto anche che questo incontro possa essere certo diverso, ma possa aiutarvi ad afferrare un grande mistero che è dentro di voi e che si manifesta nella festività del Natale. Dunque, noi dobbiamo pensare che vi è una, una forza universale da cui potremmo dire è scaturito tutto che ha creato le stelle, ha creato il Sole, ha creato il mondo. Una forza cosmica potremmo chiamarla, che ovviamente noi possiamo anche identificare nel Sole e lo faremo anche, ecco, è qualcosa che, che vedrete che sarà molto interessante fare. Ecco. Dicevo, vi è una forza, chiamiamola così per adesso, da cui è scaturito tutto il creato. Questa forza è capace di illuminare l'universo e come lo fa? È capace di rendere ancora oggi luminose le stelle che brillano. Voi sapete che ogni stella è un sole, è un astro, è un astro solare. Sono incandescenze enormi, una moltitudine, miliardi di stelle, miliardi di sole, miliardi di sistemi solari dell'universo, che hanno al loro nucleo un potere di luce. E di calore che, in cui viene offerta la possibilità dello sviluppo della vita entro il sistema solare in ogni spazio siderale. Quindi in ogni stella che vediamo nel cielo c'è un potenziale sistema solare in cui può, ci sono le condizioni per sviluppare la vita. Quindi questa forza che adesso cercheremo di impararla a conoscere e ha una radice, un nesso anche con il cuore umano. È la forza che, da cui è provenuto tutto. Noi potremmo dire, la scienza dice il Big Bang, invece noi non la chiamiamo Big Bang. Noi la chiamiamo forza di gravitazione universale, forza o potenza di irraggiamento di luce e di calore. Questa forza energetica di gravitazione universale, che di solito viene vista come un elemento astratto, una forza o un'energia priva di coscienza e di consapevolezza. E per la scienza agisce per inerzia, per moto irradiante, senza una, un motivo. Si muove quindi senza una meta preordinata, secondo un sistema potenziale che viene chiamato casuale. Cioè è, è ovvio che è un caso molto complicato, perché poter vedere questa meraviglia, questa intelligenza in ogni briciola di polvere, in ogni esserino in ogni acqua, in ogni luce, in ogni aria, bisogna essere un po' ciechi, perché vi è ovunque saggezza, e questa saggezza non può essere scaturita dal caso, non può essere la combinazione casuale di elementi casuali, no. Perché, come diceva Einstein, se tutto fosse un caso, l'universo sarebbe un enorme spreco. E invece no, c'è una logica dietro tutto questo che cerche, stiamo cercando di capire, Ecco, questa forza universale viene chiamata nell'occultismo, nell'esoterismo, la parola universale, o verbo, o logos. Ecco, questa parola creatrice universale, questo verbo, questo logos, è questa la forza da cui è scaturito l'universo. È la forza che risuona anche dentro di noi noi potremmo dire che c'è un'analogia, pensate, fra l'abisso dell'universo e ciò che vive nel nostro cuore. Infatti noi viviamo in tre abissi. L'abisso dello spazio, noi non sappiamo dove comincia e dove finisce l'universo. Non sappiamo dove è cominciato il tempo e quando finirà il tempo e non sappiamo dentro di noi dove comincia la nostra anima e dove finisce la nostra anima. Quindi abbiamo tre momenti dentro di noi che hanno a che fare con questa analogia della forza universale. Ripeto, questa forza che ha creato l'universo è la stessa forza che risuona anche dentro di noi e questa forza viene chiamata logos in greco. È la capacità, certo, di pensare e di parlare filosoficamente, ma è anche la capacità di creare il mondo attraverso la parola, attraverso il suono. Voi sapete che in tutte le religioni viene detto che Dio crea il mondo con un suono, parla, canta, urla, suona. Il suono crea il mondo. Cos'è il suono? Il suono è vibrazione. Il suono è propagarsi nell'ambiente della capacità di vibrare, quindi di mettere in movimento una, un reagente. Quindi c'è qualcosa che agisce e fa reagire un elemento. Questa forza viene chiamata logos, viene chiamata suono universale. Per questo è chiamata logos, perché logos vuol dire anche suono, vuol dire movimento, vuol dire mettere in atto, architettare, ideare. Logos è un nome occulto di questa forza universale. Quindi questa forza non dobbiamo immaginarla e scusate se pongo l'accento, solo nel cosmo, perché non è che termina là, che qua ci siamo noi e là c'è la forza, lì c'è l'universo, qui c'è l'albero, qui ci sono io, no. Questa forza continua a agire dentro di noi e non solo come perché ci dà la vita, ci dà la possibilità di muoverci, così come fa muovere le creature, fa muovere anche noi, fa vivere anche noi, ma pensare, pensate, pensate, questa forza ha un altro ruolo, ha un'altra ambizione. Favorisce nell'uomo la possibilità di dotare noi, di sapere che noi esistiamo. Noi abbiamo la possibilità, l'occasione di sapere, di, di esistere. Ci poniamo il problema dell'esistenza, essere o non essere, diceva Shakespeare, perché c'è questa forza che ci permette di farlo. Ma perché? Non poteva limitarsi a fare come fanno gli animali, a fare in modo che gli animali... Sapete mica che gli animali si domandano, non è che si dicono ma mh, cosa sono al mondo a fare, qual è il senso della mia vita, la mia esistenza, cosa faccio sulla terra, il mio ruolo, che lavoro devo fare da grande, con chi mi sposerò. Tutte queste domande che poi vedremo che non sono le vere domande dell'esistenza, l'uomo se le pone. Cos'è quella cosa? Perché esiste il mondo? Perché? Ecco, questa facoltà di domandarsi non è un bisogno dell'uomo è bisogno di questa forza questa forza suscita nell'uomo il bisogno di porsi delle domande perché lei stessa vuole essere riconosciuta cioè vuole che l'uomo si accorga che esiste una forza universale che ha creato il mondo e questa forza universale chiede all'uomo testimonianza di sé quando i filosofi oppure i materialisti dicono che l'uomo si è inventato Dio perché ha paura di morire, perché vuole dare un senso alla sua vita, sbagliano, perché non è l'uomo che ha bisogno di Dio, è Dio che ha bisogno dell'uomo, ha bisogno della sua testimonianza per dire che nel mondo esiste Dio. Se non ci fosse l'uomo, se, eh, se Dio non avesse creato l'occasione in noi per porci questa domanda, Dio non esisterebbe. L'evoluzione andrebbe avanti lo stesso, ma non ci sarebbe la coscienza di quello che sta facendo e quindi eh, sarebbe un lavoro inutile. Non sarebbe inutile, però non si sarebbe apportato all'interno dell'evoluzione una nuova forma di coscienza. È come se questa forza chiedesse a un essere che ha creato lei stessa di farsi un'esperienza cosciente dell'esistenza dell'universo, cosa che non è fra le gerarchie. Nelle altre forze universali non si pone questa domanda, gli animali non si pongono la domanda di chi ha creato il mondo, ma neanche gli angeli si pongono la domanda di chi è Dio, semplicemente godono della presenza di Dio. No, Dio voleva una creatura che si distaccasse da lui, ma che sentisse il bisogno, la nostalgia di chiedersi chi è Dio, se esiste Dio. Ecco, questa è un'esistenza di Dio che poi si riflette nell'uomo. Come posso dire? Sapete che la scienza, in modo irrefutabile, dice noi abbiamo degli occhi. E perché? Esiste la luce. Tornando sulla luce. Se non esistesse la luce, noi non avremmo gli occhi. Che cosa servirebbero gli occhi? Gli occhi servono per vedere le cose che sono illuminate dalla luce. Se andiamo negli abissi marini o in certe grotte, troveremo degli animali che non hanno gli occhi. Non gli servono? Cosa servono? E cioè si atrofizza l'organo quando non viene usato. E così è risaputo che la luce, l'effetto della luce ha provocato, ha scavato nell'occhio un buco, nella testa, per fare comparire gli organi. E questi organi, possiamo dire, sono sorti a ragione dell'esistenza della luce. E pensate, Rudolf Steiner, un grande filosofo e iniziato del secolo scorso, ha detto che così come la luce ha, deve, ha bisogno, degli occhi per farsi vedere, per, farsi, per poter far sì che ci fosse qualcuno che vedesse l'effetto della luce, esisteva un tempo, un pensiero che voleva essere pensato e quindi ha creato nell'uomo uno strumento, un organo che potesse arrivare a pensare quel pensiero. Quindi pensate, il pensiero universo ha voluto che ci fosse una testa, che potesse pensare dell'esistenza del pensiero. Pensate, è una capriola terribile che vi chiedo di fare. Questa cosa la vivete ognuno di voi, ognuno di voi sa di avere un pensiero, ma non lo vede mai. Lo usa, fa pensieri, ma non sa, non si è mai posto il problema di dire, ma cos'è il mio pensiero? E non sa che il pensiero è già la parola di Dio, che il pensiero è già la forza del divino che si esprime e ti spinge, si cerca in ogni altro essere c'era un mistico che diceva che due amanti quando si baciano, si toccano è Dio che gioca a nascondino nei corpi uno nell'altro, nell'altro è l'eterna ricerca di Dio all'interno e per mezzo dell'uomo questa cosa è una cosa molto profonda e che io vorrei che voi coglieste perché il momento di accogliersene è proprio adesso, è proprio per Natale Qui potremmo dire che questa luce, questo pensiero universo, corre ovunque e vuole illuminare tutto. Ovviamente illumina prima le cose dal punto di vista sensibile, ci fa vedere come sono fatti i colori, le forme e tutto il resto, però questo lavoro continua anche all'interno di noi. Soltanto che soltanto nell'uomo arriva a metamorfosarsi, a presentarsi anche come illuminazione interiore come consapevolezza io mi accorgo di esistere perché la luce fuori che illumina il mondo in realtà illumina anche me adesso vedremo di fare un esempio più concreto pensate che questa luce tocca tutto anche il nostro interno per spingerci ad avere consapevolezza arriva addirittura a domanda, far domandare di sé a noi, a, no, a noi che siamo i portatori di luce, a far sì che noi portatori possiamo renderci conto di recare in noi una forza cosmica che vuole mostrarsi e rivelarsi al mondo. Questa forza vuole che il mondo si accorga della sua esistenza. E questa è una cosa incredibile, pensare che ci sia una forza che regge il cosmo, che è colei che ordina il cosmo, che regge in armonia perfetta, una sorta di leggi noi le vediamo come leggi estratte, ma sono leggi armoniche perfette. È un'orchestra, è una sinfonia, una sinfonia perfettamente orchestrata, suonata magistralmente da altre forze che riproducono uno spartito che potremmo chiamare la sinfonia della vita universale. Ecco, questa forza che noi chiamiamo la forza di configurazione del cosmo noi la sentiamo in noi come espressione etica del nostro comportamento nel mondo e ciò che in realtà ci muove verso la fraternità, verso il bene, verso la separazione, la distinzione dal male. Questa stessa forza nel mondo agisce come mh, volontà di configurazione delle piante, fa evolvere i regni, cioè, per esempio. Tutta la forza evolutiva che noi possiamo studiare, la meraviglia di questa forza che si è evoluta nelle forme, ma non si ferma mica lì, continua nell'uomo. Nell'uomo ha voluto continuare e ha voluto diventare una forza morale, una forza di perfezionamento non solo della forma, non di specializzazione degli arti, dei corpi, come nei vari mondi, nei vari regni, è voluta nell'uomo diventare un arto di consapevolezza. Quella forza che ci, fa, ci ha fatto evolvere e assumere questa figura, così come ha fatto assumere le figure di tutti i regni, dentro di noi non si è ancora fermata, lavora per cercare di approfondire in noi delle facoltà che noi chiamiamo semplicemente dotti, facoltà morali. Adesso lasciamo perdere la parola morale perché morale subito ci fa pensare a qualcosa di chiesastico e stasera noi non vogliamo. Fare questo. Vedete che ho, io ho dato un taglio a questo incontro che è tutt'altro che è mistico, tutt'altro che, potremmo dire, fra virgolette, religioso, anche se qualche volta perdonatemi se ho nominato la parola di Dio. Non volevo nominarla perché si può anche nomi non nominarla, non è di moda oggigiorno. Dio eh, non piace perché subito lo si mette in relazione con qualcosa che è legato alla Chiesa. Beh, io questa sera non voglio parlare di nessuna Chiesa. Perché già duemila anni fa ci fu qualcuno che disse, non dovete cercare Dio sulla montagna, non dovete più andare nel Tempio, non c'è bisogno di andare da nessuna parte perché è il regno di voi, perché Dio è dentro di voi. Perché verrà un tempo, ed è adesso, dice, in cui ognuno si accorgerà di essere un portatore di Dio dentro di sé. E questo è Natale, cioè è Natale, è accorgersi che dentro di noi c'è il regno dei cieli. Non è Betlemme, non è Gesù. Ma certo c'è stato anche quello, non voglio negare la storicità degli eventi, è avvenuto. È stato necessario che si presentasse un bambino Gesù, che venisse crocifisso e dal suo sangue si potesse compiere quello che non si sarebbe compiuto. Noi possiamo dire queste cose perché del sangue è stato versato a Pasqua sul monte del Golgotha, ne parleremo poi, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. A Natale vengono predisposte le luci affinché nell'uomo si possa accendere questa consapevolezza. Dicevo, questa forza universale, questa forza che noi la chiamiamo forza di gravitazione universale, in noi è la voce della coscienza. Quella che ci dice ma farai bene, ma non farai male, oppure non lo fare, ma fallo. Tutti questi rivolgimenti interiori sono gli echi delle stelle, sono le stelle che vorrebbero parlare a noi. Non è che parlano sempre, perché a noi parlano anche tante chiacchiere, tanti pensieri riflessi, tante memorie, ma c'è un momento, rari momenti in cui noi parla l'universo. E l'universo ci dice quello che dobbiamo fare. Ci vorrebbe indicare quello che vogliamo fare. Ora, questa forza di cui io parlo è una forza che proviene dal cosmo. Quella forza che nasce nel bambino a Natale, nel presepe, è una stella che nasce sulla Terra. Ma che stella è? Che stella è? Non è una stella. È la forza che vive in ogni stella. Quando noi guardiamo nel cosmo, quando guardiamo nel cielo, vediamo tante stelle. Più ovviamente siamo in un posto isolato, più ne vediamo, ma guardate, sono veramente, non si possono contare, cioè, è inaudito, miliardi. Ecco, ogni stella è un sole, pensate che roba. Ogni stella è vita, luce, calore. E quella forza di cui sto parlando finora, che è la luce in noi, è la stessa che brilla nelle stelle. Quindi noi dobbiamo sentire una comunione quando guardiamo le stelle, la sentiamo perché se no sospiriamo, perché ci piacciono, perché è una meraviglia questo. Non è solo un fatto estetico, è perché noi sentiamo una fratellanza con queste stelle. Noi siamo figli delle stelle, siamo parenti di queste stelle. Dicevo, questa forza, se noi la isoliamo e la portiamo dentro un sistema solare, diventa un sole. Quindi cerchiamo di portare una stella dalla galassia, dalla Via Lattea, dentro e cerchiamo di raffigurarci il nostro sistema solare. Questa forza di gravitazione universale, noi adesso la chiameremo figlio o demiurgo. Figlio, che sarebbe la seconda persona della Trinità. Sapete che questa forza si dice che è triarticolata in un principio paterno, figlio e spirito. Noi ci occupiamo adesso della seconda persona che viene chiamata Figlio. Questo Figlio è ciò che dà la vita a ogni stella. Ogni stella brilla, ogni stella brucia, dà la vita perché il Figlio è colui che imprime la sua forza. Ecco adesso: noi usciamo fuori dal cosmo, entriamo nel sistema solare e entriamo nel Sole. Ecco la stella Sole. Il Sole è una stella. Una delle miliardi di stelle e lo vediamo sempre. Per fortuna c'è il sole. Ecco quel sole lì, quello che brilla in cielo e comincerà a crescere da domani in poi, diciamo dal giorno di Natale in poi, cresce sempre di più fino ad arrivare a esplodere in primavera e portare tutta la fruttificazione. È la forza divina delle stelle che crea la vita. Va bene? Questa forza potremmo dire è qualcosa che ha un legame con il cuore umano. Quindi, fuori nel cosmo ci sono le stelle che illuminano l'universo, se prendiamo una stella abbiamo un sole, se prendiamo un uomo sentiamo dentro di lui che batte un cuore e sentiamo che nel suo corpo si esprime un potere di illuminazione che chiamiamo pensiero. Ecco, quel pensiero che illumina la nostra coscienza è della stessa natura del sole. C'è un sole dentro di noi che illumina. Fateci caso, quando voi pensate, è un'illuminazione, si accendono le lampadine. Ogni pensiero è un momento di illuminazione. Gli stessi illuminati, quando si dice è un illuminato, è un essere che ha scoperto in sé di essere un sole, in cui il sole operativamente lavora. L'illuminato è un sole, è uno che sa che è arrivato il Natale. Il Natale arriva per tutti, se vogliamo, è il momento in cui noi ritroviamo in noi la nostra natura solare. Pensate, che è bello pensare che noi siamo parenti delle stelle: la stella sole, in realtà, manda la vita che fa aumentare la temperatura del nostro corpo ma fa anche crescere in noi la possibilità di illuminare il pensiero. Il pensiero è di natura solare. Qualcuno dirà, ma cosa c'entra il pensiero con il sole? Il sole non illumina la Terra. Voi vedete le cose perché c'è il sole. E allora, come fa la vostra mente a vedere i pensieri? Ci deve essere dentro qualcosa che illumina i pensieri, che ve li fa vedere. Quando voi dormite, a parte che... Si vedono i sogni, quindi c'è quel sole anche quando dormiamo, però c'è un momento della notte in cui non sogniamo, il sole è spento e quindi non funziona e quindi non c'è nessuna illuminazione. Per quello dico che il sole è dentro di noi, perché il sole è lo stesso potere che fuori illumina la Terra, riscalda da dentro ma dà anche il potere di leggere, di interpretare i nostri stati d'animo. Facciamo luce dentro di noi, fai luce dentro di te. Che vuol dire? Eh, vuol dire che cerchi di illuminarti, che c'è qualcosa in te che illumina, anche se non vediamo la luce, eh, però fa degli effetti. Vediamo gli effetti. Sapete che prima ho detto, noi vediamo gli effetti della luce, ma non vediamo mai la luce. Il sole non è la luce, il sole è un'incandescenza. L'effetto della luce è invisibile, come il pensiero. Vediamo gli effetti del pensiero, ma non vediamo i pensieri. Ecco, ecco questa è una cosa, secondo me... Che volevo dirvi che era fonda fondamentale e io spero di avervelo potuto dare perché è, è qualcosa che io ci tengo, ecco, è qualcosa che io quando parlo di queste cose mi sembra quasi di sentire trepidare veramente. Il cosmo accennavo al fatto che le stelle vogliono che sia rivelata questa cosa, che l'uomo sappia di essere un essere solare. L'uomo viene sulla Terra che ha una forma fisica, ma è un involucro, è qualcosa di transitorio. Ciò che passa attraverso l'uomo è qualcosa di molto cosmico. Noi siamo esseri extraterrestri che entriamo in un corpo e viviamo una vita come esseri solari in un corpo. Non siamo esseri materiali, siamo esseri spirituali che hanno un'esperienza materiale, transitoria, perché ci serve vivere in questa dimensione. Noi non potremmo fare questi pensieri che stiamo facendo, questa fatica che vi sto facendo fare, scusatemi. Eh, la facciamo fare perché la luce in noi, mischiata alla materia, alla tenebra, ci permette questo. Ci permette di accorgersi e di comprendere la luce. Quando si dice la luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, non l'hanno compresa. Forse stasera in qualcuno. Qualcosa si è acceso. Forse qualcuno ha compreso che dentro il suo corpo c'è qualcosa di più di, eh, di qualcosa che deve essere salvaguardato dal virus o dalle malattie. C'è dentro anche uno spirito, uno spirito che vuole sapere di sé. C'è un essere divino che dalle lontananze del cosmico, nella sua voce, entro la vostra coscienza, vi implora di poter testimoniare per lui. Testimoniare dell'esistenza del divino non vuol dire raccontare la parola di Dio al mondo, come ci viene raccontato. Testimoniare di Dio significa sentire in noi la presenza del divino, che non è un fatto mentale. Non è che io credo, devo avere fede in questo, no. Io devo avere evidentemente l'esperienza di illuminarmi, di sentirmi collegato con il mondo sentire che la forza che sprigiona dal sole è la forza che vive in me, che io posso espandermi, che posso fondermi con l'universo e che non devo occuparmi di tutte le cose transitorie. Certo, devo anche essere uomo. Ma ci sono dei momenti in cui mi posso isolare, posso cominciare a concentrarmi e questo sarebbe il dovere di ognuno di noi, meditare, ispirarmi e cercare di collegarmi con la mia natura di luce. Noi siamo fatti di luce, ma non lo sappiamo. Soltanto se cerchiamo di educarci a creare in noi dei momenti in cui questa luce diventa visibile, allora sarà Natale tutti i giorni. Tutte le volte che ci illuminiamo all'interno, come un albero di Natale, noi possiamo collegarci con la nostra essenza, che è un'essenza solare. In realtà è il Sole stesso che parla in noi e dice eccomi. Mi hai trovato, quanto tempo ho dovuto attendere e abbracciami, abbracciami, sono il tuo sole, diventa me. Sì, me. Quando si dice non io, ma il Cristo in me, si parla di questo: del Sole in noi: il Cristo non è nient'altro che una parola che è stata purtroppo molte volte manipolata e mischiata, delle, anche delle forme superstiziose, senza nulla togliere alla fede che ha fatto travisare l'origine cosmica di questa parola. Il Cristo è una forza cosmica che, si che troviamo ovunque nel cosmo come vita generale, che diventa forza singola di ogni stella, che diventa potere di illuminazione, di calore, di amore dentro ogni uomo. Quando l'uomo ha questa esperienza diventa un Cristo, diventa un io. Ecco, possiamo finalmente dire, dare un nome a questa luce, si chiama Io. Pensate com'è diverso adesso dirsi Io. Noi diciamo Io alla luce che brilla nelle nostre tenebre, la luce che proviene dalle stelle e poi si convoglia dentro al sole e dal sole si apre dentro il cuore, dal cuore sprigiona la sua forza di luce e di amore. Ecco, questa luce si chiama Io. Assomiglia alla parola Dio, no? Questa parola Io è il segreto della vita. Quando un uomo diventa un Io, allora supera la mortalità e diventa immortale. Allora la morte non lo tocca più perché sa che si sveste di un involucro. La luce non può morire. La luce c'è sempre, c'è sempre stata il buio si è originato viene buio ma la luce torna sempre è sempre esistita anche il sole sembra che sparisca di notte ma se ne va soltanto dall'altra parte della terra non è che sparisce, ritorna e anche noi come il sole passiamo in un corpo, poi ne usciamo spariamo e entriamo di nuovo noi siamo dei soli che veniamo oscurati per un periodo e ritorniamo visibili ecco bene, io spero che questa cosa sia stata una cosa che, sia, che vi abbia nutrito. Ecco. In una seconda parte, adesso non voglio trattenervi molto, ma voglio darvi un piccolo regalino, no? perché in, questo, diciamo, in questa vicenda, diciamo, potremmo dire, ehm, si potrebbe dire che in questo periodo dell'anno, oltre a poter arrivare alla conoscenza di queste cose belle, secondo me, che abbiamo trattato, di questo io, Logos, Cristo, Possiamo anche cercare di farci un'immaginazione di quello che accade in questo magico periodo dell'anno, che va dal 24 al 6. Si dice che in questo periodo dell'anno sia un momento particolare in cui si possono compiere dei gesti chiaroveggenti. Possiamo vedere nel futuro. Esiste una leggenda che viene chiamata la leggenda di, potremmo dire, di Olaf Asteso, non so se qualcuno l'abbia mai conosciuto, ecco. è una leggenda eh, che, nordica, praticamente parla di un, di un uomo che si è addormentato nella notte di Natale e si è svegliato il 6 gennaio. Perché? E lui in queste 13 notti santi praticamente ha la visione di tutto quello che l'umanità ha attraversato da quando è caduta sulla Terra ed è arrivata finora, fino alla fine della Terra. E si dice che in queste 13 notti vi sia la possibilità di poter vedere in anticipo quello che accadrà l'anno prossimo. Adesso cercherò brevemente di spiegarvelo, anche se ho già fatto un incontro che ehm, era più esplicativo e casomai se volete me lo potete anche richiedere personalmente. Attraverso il sito Unicornos, la mia mail è unicornos.gmail.it e eventualmente vi faccio avere poi questo incontro più dettagliato sulle 13 notti sante. Praticamente si dice che in queste notti sante che sono legate al mistero dell'Io perché voi sapete oppure no, non lo sapete che il vero Cristo non nasce a Natale ma nasce il 6 gennaio. Il 6 gennaio corrisponde al battesimo di Giovanni sul Giordano. Quando Gesù viene battezzato sul Giordano da Giovanni è il momento in cui il Cristo dal sole, dalle stelle dal sole, entra nel corpo di Gesù e da quel momento il sole opera sulla terra. Quindi il Cristo nasce, infatti Epifania significa rivelazione, manifestazione del Cristo, manifestazione di Dio. Non c'entra niente con la Befana, la Befana ne avviene per altre cose, però in molte tradizioni, soprattutto religiose slave, si festeggia il Natale proprio il 6, 6 e 7 gennaio, no? Perché è in occasione del riconoscimento che Cristo diventa e nasce tale sul battesimo, ma non ci occupiamo di questo stasera. Io vorrei dirvi che in questo periodo che va dal 24 dicembre al 6 eh, gennaio, accadono delle cose magiche. Per esempio si dice che il 24 dicembre sia il giorno in cui l'uomo è stato tentato nell'EDE e il giorno dopo, il giorno di Natale, è il primo giorno in cui si incarna l'umanità. Quindi viene cacciato dal paradiso la notte del 24 e il 25 nasce sulla terra. E tutto il periodo che va dal 25 fino al 6 gennaio è il periodo in cui l'umanità Cerca di diventare uomo, cerca di diventare Cristo, di fare questa scoperta di diventare un Io, piano piano, con le guerre, con le conquiste, con tutto ciò che abbiamo vissuto e vi vivremo, è il nuotare della fiumana, dell'umanità, verso un riconoscimento della luce che chiede testimonianza. E questo fatto viene simbolizzato il 6 di gennaio, quando simbolizza il momento in cui l'uomo realizza questo fatto e diventa un Dio, diventa un Sole. Nel frattempo noi possiamo dilettarci prendendo un taccuino o prendere un registratore e annotare i sogni che accadranno dal 24 dicembre fino al 5 gennaio. Perché? Perché vi è un nesso occulto fra ciò che sogniamo ogni notte e ciò che accadrà ogni mese del prossimo anno. Ovviamente non solo nei sogni, ma anche nella nostra condotta, cioè quello che faremo durante i 12 giorni santi dal 25 al 6, si rifletterà positivamente o negativamente nel futuro. Quindi noi possiamo seminare in modo positivo o negativo, a seconda del nostro comportamento in questi 12 giorni santi, nel futuro. Ciò che faremo il giorno di Natale si rifletterà in gennaio. Ciò che faremo a Santo Stefano il 26 si ripeterà in febbraio, il 27 sarà marzo e così via. Se saremo stati arrabbiati il giorno di Natale, ahimè, il giorno di gennaio saremo arrabbiati. Se siamo stati gentili il giorno di Santo Stefano, a febbraio sarà, ci verrà incontro tanta gentilezza. Se siamo stati garbati il giorno del 27 e eh, a marzo ci verranno incontro molte gentilezze e garbatezze. Ovviamente questo è molto embrionale, però è per dirvi che la condotta diurna influirà su quello che ci potrà venire incontro come benedizione o, virgolette, maledizione nell'anno a venire. Però c'è anche qualcosa di scritto, di preordinato, che fa parte del nostro destino. Come fare per saperlo? Questa è un'occasione. Non c'è bisogno di andare dall'astrologo, non c'è bisogno di andare dalla medium. Ahimè, lascerò senza lavoro questo periodo i medium che fanno gli astrologi, che prevedono, perché basterà che voi ogni notte, cioè al mattino, eh, registriate con un registratore o scriviate i sogni. Allora, quello che voi sognerete la vigilia di Natale, il 24 notte, saranno degli avvenimenti che accadranno nel corso del mese di gennaio. Quello che sognerete nella notte del 25 saranno accadimenti di febbraio, quello che sognerete il 26 saranno accadimenti di marzo, quello che è il 27 sarà aprile e così via. Praticamente dalla notte del 24 fino al 5, che vedete sono eh, fino al 4, sono 12 notti e sono 12 mesi. Quindi cercate di fare combaciare il, eh, potremmo dire i giorni con i mesi, il 24 con gennaio, il 25 con febbraio, il 26 con marzo, il 27 con aprile, il 28 con maggio e così via, lo troverete. Ecco, rimane una notte vuota, la tredicesima, che è quella del 5. Cosa accade il 5? Perché prima sono 12 notti, se ricontate contate 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 vedete siamo a 12, la notte del 5, la tredicesima, ecco in questa notte vi è una sorta di trailer di tutto l'anno, cioè il 5 notte vedrete tutto quello che accadrà in una grande panoramica, quindi ogni singola notte è legata a un mese e il, diciamo, il review, il tableau di tutto l'anno lo vedete il 5 gennaio. Ecco, io spero di aver detto qualcosa... Di concreto e ringrazio tanto eh, Focus voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi e, e ringrazio Anna, e ringrazio Enrico. Che con tanta dedizione si danno per portare luce in questo tempo che, in cui c'è tanta oscurità. Credetemi, è una grande occasione vivere in un'epoca di materialismo. Sulla Terra siamo in, in 7 miliardi, non a caso perché tutti sono qui, no? i mondi spirituali sono vuoti, tutti gli esseri sono incarnati sulla Terra, perché è una grandissima occasione di sviluppo. Non voglio fare il buonista, è un grande momento per mettere, per saggiare se siamo fraterni, se siamo spirituali. Molte guerre, molte epidemie sono avvenute per questo, per capire quanta spiritualità, quanta fraternità c'è sulla Terra. Io sono ottimista che sono convinto che se il Cristo è venuto sulla terra e è diventato un uomo, appunto il 6 gennaio, è perché crede nell'uomo e sa che l'uomo ce la farà, anzi non ce la farà, che ce la fa. Il Cristo sa che l'uomo ce la fa. E questa sicurezza si deve sostituire, voi non dovete dire, ah, ma io mi ammalerò, ma perderò il lavoro, no, io ce la faccio, perché se il Cristo si è incarnato significa che ha fiducia in me. E quindi io ho il potere di potercela fare. E quindi si sciolgono tutte le paure, perché si può fare tutto. va bene? Io vi ringrazio, eh? vi mando ancora un saluto, eh, spero di rivedervi presto e di potervi anche incontrare di persona presto, perché mi manca molto questa possibilità di poterlo fare. Io vivo di queste cose, questo è il mio mondo. Certo, vivo anche del lavoro che dà la possibilità di sopravvivere, queste cose si fanno per diletto, si fanno per amore della conoscenza ed è un amore grande, ma lo faccio perché eh, non potrei fare altro. Quindi io vi ringrazio, vi auguro un buon Natale, che possiate portare a maturazione quello che abbiamo detto e che possa sorgere in voi questo sole e vi accorgiate di questa scintilla che brilla in voi che si chiama io. Io vi ringrazio. Buonanotte a tutti. Buon Natale a tutti. A presto.